giornata importantissima questa di Foggia. Oggi facciamo la marcia per la legalità. Le mafie proliferano nelle società povere. Non per niente Foggia è la provincia più povera della Puglia. Non bastano agenti di polizia, carceri e sanzioni. Per sconfiggere e togliere le braccia alla criminalità c'è bisogno del lavoro. Il lavoro nobilita, il lavoro è l'unica soluzione, insieme all'aiuto che arriva dalle associazioni dal punto di vista culturale. Ma il lavoro si creano con una politica attenta, una politica che non deve essere di parte, ma deve servire la Capitanata, deve servire la Puglia. Ma qualora la politica viene fatta a fini personali, tutto questo non trova spazio. Non è un caso se l'aeroporto di Foggia, come il Gino Lisa, il porto di Manfredonia e la sua portualità è stata trasferita a Bari, depotenziare ciò che a noi serve per far crescere la nostra economia, forse a favore di altre situazioni. Per questo motivo è importante e fondamentale che ci sia una politica attenta, una politica al servizio. Io sono pronto ad affrontare una battaglia senza quartieri, qualora voi mi diate il consenso. Non bisogna mai dimenticare che molte volte le istituzioni si dimenticano degli ultimi, ultimi come anche gli LSU, che alla fine svolgono un servizio, un lavoro da dipendente all'interno di amministrazioni, ma viene trattato come uno schiavo, senza diritti e senza una pensione per futuro. Allora amici, per sconfiggere le mafie abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di persone capaci e non persone come l'attuale amministrazione regionale, che perde centinaia di milioni di euro per negligenza, quei soldi che potevano servire per risolvere i problemi della gente dal punto di vista lavorativo, persi soldi in agricoltura e nella pesca. Io non chiedo molto, io chiedo la dignità non deve esserci rubata, la dignità deve essere restituita attraverso il lavoro che ci fa onore. Grazie a tutti e buona manifestazione della legalità.